In questo nuovissimo video, allora, lo so che già leggendo all'inizio vedete che sì, non è completamente il mio classico stile di video, però, molti di voi sanno che vi avevo già promesso da un casino di tempo che avrei iniziato una serie di gameplay su Minecraft, appunto. E volevo, diciamo, fare una cosa tipo costruire un intero maneggio registrando tutto quindi io all'inizio avevo come vedete la pocket edition sul telefono e però non c'erano i cavalli quindi comunque io ho iniziato a costruire uno o anche più di uno di maneggi così per prenderci un po' la tecnica e vedere come farlo però avevo intenzione di cominciare il gameplay prendendo quella da, da computer perché ovviamente i cavalli non c'erano peccato che il mio computer c'è cioè non il mio il mio, mio personale è impossibile scaricarcelo perché già è piccolo e poi è pieno di roba e lo uso per fare i video quindi non tornava la cosa quindi avrei dovuto usare quello di mia mamma ma anche quello cioè lei diciamo che non vuole perché riempio la memoria e tutto infatti funziona già male perché è molto vecchio quindi vabbè ho detto vedremo e dopo un po' di tempo, per fortuna, questi qua di Minecraft Hanno deciso di aggiungere un aggiornamento alla Pocket Edition Aggiungendoci i cavalli Quindi sono riuscita, diciamo, adesso posso fare questo benedetto gameplay Allora, vediamo di cominciare senza perderci troppe chiacchiere Ok Allora, vedete che qua c'ho già molti mondi mon già fatti Però io penso che andremo a creare un nuovo mondo Così almeno... boh aspettate che... ok uh, allora difficoltà facciamo sì, normale tanto non è in sopravvivenza ma siccome non sono ancora, diciamo, così brava a giocare a questo gioco di cui modalità sopravvivenza anche se ci sono dei miei amici, dei compagni di classe che mi stanno insegnando tutto quindi siccome non conosco proprio completamente tutte le cose che si possono fare, diciamo che mi diverto un po' così a caso in creative. No quindi no, ti ho detto creative ok <ride> quindi uh, aspettate un attimo sempre giorno tipo di mondo infinito limitato no non me ne frega niente ok basta lasciate perdere <ride> quindi dobbiamo dare il nome al nuovo mondo che non si chiamerà nuovo mondo ma diciamo possiamo dare il nome della scuderia che andrò a creare Vediamo se mi viene in mente qualcosa. Mm. Proviamo un nome a caso. Nexio. Lasciate perdere, eh. Non è che sia un nome molto importante, però comunque sì, vabbè, teniamolo. Quindi il mondo si chiama così, creative, normale? Sì, 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 sì. 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 Crea. Ok, adesso attendiamo. Ci metterà un pochino perché dopo l'ultimo aggiornamento è diventato un po'... un po' più lento del solito. Ma ce l'abbiamo... ecco. Che bello! Proprio guardate dove cavolo la lava, il mare, le montagne. Ok, allora, quello che mi serve è intanto sì, no, troppe montagne. Volevo sì un posto un po' montano, ma non così esageratamente. Allora, quello che dobbiamo fare è, prima di tutto, andare a cercare una zona Cos'è sto a fare. Oh, ma che bello! Un bel buco. Allora, già la zona è scenografica, per fortuna. Quello che ci serve è una pianura abbastanza grande e comoda dove metterci un bel maneggio. E la zona vorrei che ci fossero sia le montagne che un po' di mare. Così è un po' tutto scenografico, però mi sembra che qua sia troppo, troppo troppo montagnoso quindi intanto andiamo a vedere se c'è cos'è sta cosa Sì, va bene ok se c'è un altro tipo di bioma perché mm, non è che mi ispiri tantissimo cioè volevo un nor normale abbastanza E giusto e poi anche un po' di foresta ok ci potremmo essere ok se mi aprisse tutto il mondo qua sarebbe meglio perché vedete che che ansia. Andiamo di trovare un minimo villaggio vicino a una zona piuttosto pratica. Oh, vedete, qua c'è un'altra pianura molto promettente. Carina anche questa. Madonna, è immensa. E ci sono le montagne. Oh, montagna, un'altra collina. Comunque, sia... già, questa è enorme, porca vacca. Anche questa la prendiamo in considerazione. Ricordiamoci che quella che abbiamo scelto prima è là dietro. Comunque questa si sì, la vedo già molto meglio. Proseguiamo sempre in linea retta. Madonna, è enorme. Oh, guarda qua. Ecco, già qua mi piace di più perché c'è il fiume che ha scavato un po' di cose, come vedete. Non si vede un minimo villaggio. No, proprio zero. Comunque, anche questa, come vedete, è molto tortuosa come pianura. Però è più vasta. Vabbè, insomma, a meno che non torniamo indietro a vedere com'era l'altra. prendendo visione di qui, cioè, guardate là, tutto piano. Ok, direi che potrei iniziare a costruire da laggiù. Cioè, proprio perché ho visto che. La prima cosa da costruire sono le stalle. Quindi, intanto vedendo com'è, io direi che ci spostiamo qua. Che è più. È già è più riparato, quindi sì. Quindi sì, andiamo a costruire. Allora, io ho già adocchiato le stalle, le possiamo mettere qua, guardatemi. Qua così. Facciamo le stalle così. mentre modificheremo un po' la pavimentazione. Quindi intanto la prima così, la prima cosa da fare ecco, sole. No, veramente quella è la luna, no cos'è. sta avvenendo la luna, sì, che bello allora direi che la prima cosa da fare trovato il posto è di ehm, em, 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 definire un attimo il perimetro della scuderia quindi mettiamo un murettino lì un altro qua ovviamente poi dopo la cosa ancora più diversa e niente, quindi torniamo qua dove dovrei metterci in teoria ho oh, il volume, è tornata la vita. Dovrei metterci in teoria la stalla e ci dormiamo. Oh, e quindi dovrei finire qua la, la ricerca del posto. Bene, il posto l'abbiamo trovato.